Con l'appuntamento con ex cattedra pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. Dunque 270 minuti all'epilogo, poi calerà il sipario sulla stagione regolare della Serie C e per il Foggia si aprirà un'altra parentesi. Speriamo che sia la più lunga possibile, insomma, perché poi andarseli a giocare questi spareggi promozione senza velleità particolari lascerebbe il tempo che trova, e dunque sarà bene che di qui al prossimo maggio la formazione di Zdenek Zeman trovi dentro di te e dentro di sé anche quelle risorse psicofisiche che la mettono nella condizione un po' di essere la mina vagante dei prossimi playoff. Vedete, noi ci siamo espressi in maniera molto chiara, netta, inequivocabile su quello che potrà essere il ruolo della formazione del tecnico Boemo. Abbiamo sempre detto, e lo ribadiamo, non crediamo che questo Foggia 4.0 di Zdenek Zeman sia nella condizione di arrivare fino in fondo, anche se poi, insomma, l'imponderabilità del calcio, ricorderete, era un termine tanto caro ad un vecchio allenatore del Foggia che rispondeva al nome di Pino Caramanno, che ha lasciato un segno importante da queste parti, perché comunque conquistò una promozione in Serie B. Dicevamo, l'imponderabilità del calcio può aprire qualunque tipo di prospettiva, però diciamo nell'immediato c'è innanzitutto la necessità di concludere nel migliore dei modi questa stagione regolare che riteniamo alla fine sarà stata in linea un po' con quelli che erano i programmi della vigilia, perché insomma, voltandoci alle spalle, ricordando un po' quelle che furono come dire, le aspettative di inizio campionato, si mirava a far meglio della stagione precedente e quindi far meglio del nono posto, e il Foggia crediamo che difficilmente andrà oltre il settimo, e poi fare una figura buona anche nei playoff, magari sperando di superare almeno due o tre turni, arrivare perché no alla Final Four, e quello sarebbe già davvero già un grande traguardo. Difficile che il Foggia invece potrà andare oltre il sesto posto, oggettivamente lo dobbiamo mettere in preventivo, anche perché questi ultimi 270 minuti, insomma, propongono un trittico di gare davvero di spicco. Si comincerà lunedì prossimo col Monday Night dello Zaccheria delle 21 contro il Catanzaro, che deve fare di tutto evidentemente per mantenersi al secondo posto in classifica. Poi ci sarà la trasferta con la Virtus Francavilla, che per la verità è una squadra che in questo momento sta accusando qualche passaggio a vuoto di troppo, e poi si chiuderà ancora qui a Foggia contro l'Avellino. A quanti punti chiuderà il Foggia? Beh, speriamo ne riesca a fare quanti più possibili, ma soprattutto ci auguriamo che queste siano le tre gare che siano nella condizione di restituirci davvero quello che è lo spessore in questo momento della formazione di Zdenek Zeman, che a nostro avviso ha fatto già un mezzo miracolo nel corso di quest'annata a portare il Foggia lì dove è in classifica. Ma questo è un altro discorso. Vi aspetto domani. Ciao.